Non è facile comprendere quello che successe dopo e provare a raccontarlo. Le comunicazioni che arrivarono. Com'è nata la scelta di questo libro? Il libro nasce dalla volontà di ottemperare una mia promessa verso l'opinione pubblica italiana, cioè quella di ringraziarli appena tutto questo fosse finito all'epoca. È finito un anno fa e quindi nasce il libro per spiegare quello che è accaduto in questi lunghi 10 anni, oggi 11. Parla così Massimiliano Latorre del suo libro Il sequestro del Marò, scritto con l'ex politico Mario Capanna. Latorre, che con Salvatore Girone era stato accusato di aver ucciso nel 2012 due pescatori indiani scambiandoli per pirati, dopo 8 anni trascorsi in un limbo giudiziario nel 2020, ottengono lo spostamento del processo in Italia. Nel 2021 il GIP di Roma ha chiuso il caso con un decreto di archiviazione. Cosa le ha lasciato questa esperienza? Tanta amarezza. Perché? Ci sono tantissimi motivi, però a parte l'amarezza, diciamo, vedendo il bicchiere mezzo pieno, personalmente sono grato di aver conosciuto tanta bella gente e l'affetto dell'Italia. Qualcuno gli chiede sul silenzio delle istituzioni? Si commenta da solo. Non ho altro da aggiungere a riguardo. È possibile racchiudere la sua storia in un libro? No, però volevo dare agli italiani, a tutta quella gente che ci è stata vicina, alle associazioni d'arma, delle risposte per quello che mi era consentito. Ed è un dovere che ho sentito anche in qualità di comandante del team, assumermi delle responsabilità per far conoscere quello che si poteva raccontare della vicenda. L'evento, moderato dal giornalista del Centro Lorenzo Colantonio, organizzato dalla Fondazione Cantiere Abruzzo Italia, Fabrizio Di Stefano, Mario Colantonio. Siamo qui insieme a Mario Capanna, quindi a chi è distante da noi mille miglia ideologicamente, ma quando c'è da riconoscere che lo Stato ha sbagliato nei confronti di militari che non hanno saputo far altro che il loro dovere fino in fondo, credo che bisogna riconoscerlo. È stata un'iniziativa ispirata da Marco Di Paolo, amico, ex consigliere comunale, promotore della raccolta delle firme nel 2014 per chiedere la liberazione dei Marò. Come è stato trattato Lenin? Non ci siamo fatti trattare male, che è diverso. Siamo stati sempre rispettosi verso tutti, ma quelle rare volte che hanno tentato di mancarci di rispetto, mi sono fatto promotore di alcune azioni non fisiche, ma a livello psicologico, verso chi tentava di trattarci male. Con questo libro spiego che è finita e come è finita, con la forza dell'innocenza. Per tutti coloro che sognano di lottare per la verità.